Attenzione, il video che sta per iniziare è un macello. Non so neanche io cosa abbia detto e registrato, perché oggi non ci sto con la testa, ok? Quindi se vedete cose strane, tagli strani, non vi preoccupate, fidatevi di me, andate avanti, andate avanti. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Ritorna il video dei prodotti più amati del mese, inoltre... Poiché parleremo anche di skincare, perché in diverse mi avete chiesto sempre di tenervi aggiornati sui prodotti che ho in uso. Questa volta diversi sono proprio usati fino all'ultima goccia, perché sono terminati, ma li ho amati con tutto il cuore, quindi dovete saperlo. Cominciamo dai prodotti di skincare. È un brand che l'ha fatta da padrone, è stato Byoma. Vi ho fatto vedere nel corso degli ultimi mesi che ho acquistato diversi prodotti che mi sono proprio portata avanti in maniera continuativa, alternandoli anche con altro, ma li ho finiti, quindi comunque li ho usati in maniera, direi, ingente. E un po' diversi prodotti. 3 su 4 che vi farò vedere li ho terminati, quindi questo la dice lunga. Il primo è il cleanser, il jelly cleanser in questo caso. Ce n'è anche un altro di detergente per il viso, ma io cercavo qualcosa proprio adatto per il periodo estivo. La caratteristica che me l'ha fatto scegliere è il fatto che sia sì geloso, quindi comunque rinfrescante, che va a pulire bene il viso. Io ho una pelle da normale a secca, quindi prediligo in genere detergenti un po' più cremosi, che non mi vadano troppo a sgrassare, non mi vadano troppo a togliere idratazione al viso. Questo mi ha fatto tutto questo, pur essendo geloso, senza aggredirmi la pelle, senza farmela ritrovare con pellicine sollevate, senza essere per l'appunto troppo aggressivo. La base è sempre la base di un po' tutti i prodotti di Byoma, cioè le triceramidi, e poi altri componenti. In questo caso ad esempio c'è il tè verde, che è anche un effetto rinfrescante sul viso. L'ho usato indistintamente mattina e sera, mi ci sono trovata talmente bene che adesso sto finendo altre cose, ho altri prodotti in uso eccetera eccetera, ma questo è un prodotto che ricomprerò. A livello di qualità prezzo, secondo me è un brand assolutamente da tenere sott'occhio. Per quanto riguarda i sieri, io ne ho finito uno e quasi finito, cioè veramente le ultime gocce dell'altro. Vi ho già parlato anche di questi sieri quando li ho acquistati, e questo è quello illuminante e questo è quello idratante. Per intenderci, questo è quello che ha un po' la consistenza lattiginosa, che mi ha fatto da ottimo siero crema durante le giornate più calde, insieme ad altri. Io già ve l'ho detto negli scorsi video in cui vi ho parlato un po' di skincare, prediligo un siero del genere quando fa molto caldo, che non tollero niente, ma ho bisogno di idratare un po' la pelle, perché altrimenti, come vi dicevo, poi ne sconto le conseguenze nei mesi a venire, cioè dall'autunno. E quanti di voi si ricordano negli anni passati, sto parlando di 3-4 anni fa, in cui vi dicevo a settembre ho una grattugia in mezzo alla fronte? Ecco, io ho una pelle liscissima perché sono riuscita a mantenere la giusta skincare, veramente proprio ridotta all'osso, con prodotti che non mi dessero fastidio, ma che per fortuna a lungo andare poi mi hanno ripagato dell'utilizzo, e questo è uno di quelli. Il siero illuminante, mi sono rimaste pochissime gocce, ormai faccio proprio così per tirare fuori l'ultimo rimasuglio. È un siero che ho amato e adorato. La base, come vi ho detto, di tutti i prodotti di Byoma, penso di avervelo detto prima, non lo so, sono un po' confusa oggi, è sempre le triceramidi, è la base un po' di tutta la loro skincare. Questo inoltre contiene niacinamide e tende a rendere più uniforme la grana della pelle, aiuta anche a sfiammare la pelle per chi come me soffre appunto di rossori e tutte queste belle cosine qua, e inoltre contiene acido ialuronico che aiuta a mantenere la pelle idratata, e il complesso degli ingredienti tendono anche a proteggere proprio la barriera della nostra pelle. Quello blu, che come vi dicevo è quello idratante ed è quello un pochino lattiginoso, non c'è più niente, però penso che si veda un pochino dalla pipetta, no, qui, e è fantastico perché vi dà quel boost in più, sembra quasi una cremina, ma si assorbe velocemente, non è appiccicoso,
base sempre triceramidi e contiene anche squalano e glicerina. Anche questo è ottimo in estate col forte caldo, tendo ad arrossarmi un po' di più, mi si infiamma un po' di più la pelle del viso, me la teneva molto a bada. Questa è una cosa che ho notato con questo prodotto durante il periodo molto caldo. L'ho finito nelle ultime settimane, come vi dicevo, sono due prodotti che riacquisterei ad occhi chiusi. La crema che ho utilizzato anche oggi è questa gel cream che ho preso proprio a inizio stagione calda per avere qualcosa di un po' meno consistente. Avendo io una pelle da normale a secca, prediligo le creme un po' più corpose, non pesantissime, però un po' più corpose. Questa è un giusto compromesso. Quando ho fatto molto 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 caldo non l'ho usata perché mi bastavano i sieri, quelli lattiginosi, non andavo a fare un altro strato sul viso, sono onesta e sincera. Adesso l'ho ripresa a utilizzare, l'ho utilizzata anche oggi ed è ottima in questo momento. Qui ancora non è freddissimo, la mattina è più freddo, le ore centrali della giornata fa anche abbastanza caldo, insomma sapete com'è il tempo in questo periodo, no? A seconda delle zone d'Italia, insomma è un po' così comunque, e non mi trasuda. Insomma, è giusta per questo periodo, come è stata giusta periodo di inizio estate. Anche questo è un ottimo prodotto, non mi soffermo più di tanto perché ho tantissime cose da farvi vedere di questi prodotti, io vi ho già parlato, però questa pure è portata parecchio avanti e non l'ho ancora finita, gli altri li ho finiti. Io vi consiglio questi prodotti di Bioma. Altro siero di quelli lattiginosi usatissimo e stra consigliato, sono a più della metà della confezione utilizzata, poi ho dato priorità a Bioma, adesso ho rimesso in uso costantemente lui, è quello di Skin 1004 ed è quella alla centella, ma è la Ampoule Intense, è quello per l'appunto, vedete, lattiginoso, perché ce n'è un'altra versione che invece penso sia più leggera, non lo so, quello non l'ho mai provato, quindi io vi parlo di questo qua. Un po' le caratteristiche di quello di Bioma, anche lui mi piace moltissimo ed è idratante, calmante, a base di centella asiatica, di prosciuca, ha tante buone componenti, non rimane appiccicoso. Anche questo l'ho usato da solo come step di idratazione nelle giornate più calde, alternandolo con l'altro che vi ho fatto vedere, ma io ne ho finito in realtà pure un altro che purtroppo ho buttato e non mi sono ricordata di tenerlo, finito completamente, sempre lattiginoso, e anche in quel caso era skincare coreana, se mi ricordo vi metto una foto da qualche parte perché non mi ricordo il nome. Finito anche quello fino all'ultima goccia, ottimo ottimo prodotto, e di quella marca sto usando anche adesso in uso il detergente geloso da quando ho finito Bioma, e ve ne parlerò però da qualche altra parte perché l'ho cominciato da poco. Quindi tutti questi sieri lattiginosi li ho fatti fuori alla velocità della luce perché sono stati il mio salvavita per il periodo estivo. Alcune di voi, dove vi ho fatto vedere che mi era arrivato questo prodotto, mi avevano chiesto di tenervi aggiornate. L'ho cominciato a utilizzare non da tantissimo, l'ho usato 4-5 volte perché lo uso solamente quando faccio un trucco un po' più completo e faccio per l'appunto la doppia detersione. Si tratta sempre della linea centella di Skin 1004 ed è il cleansing oil, quindi primo step della doppia detersione. Era diverso tempo che non utilizzavo un cleansing oil perché non con tutti mi sono trovata molto bene, qualcuno mi appannava gli occhi, lo sentivo un po' troppo unticcio, anche dopo usando il detergente schiumoso, insomma è un prodotto con cui con alcuni mi sono trovata bene, con altri un po' meno. Questo è fantastico, ve lo dico, è veramente fantastico. Avevo letto delle ottime recensioni, quindi ero partita già piuttosto ottimista. Però ecco, l'ho presa a utilizzare sinceramente quando ho cominciato a ritruccarmi un pochino di più, a fare un pochino di più la base del viso. La cosa che mi ha lasciato stupita, allora innanzitutto c'è un profumo buono, non è troppo profumato, ma quel po' di profumo che sentite è buono. La prima volta che ne ho messo un po' sulla mano sono rimasta, ho detto però non dovete usare 80 litri di olio, difatti vedete quanto ne ho consumato nelle volte in cui l'ho utilizzato, faccio a volte addirittura mezzo pump, mi basta. Io lo vado a passare a secco su tutto il make up, mascara compreso, e questo mascara che più di qualcuno di voi mi ha detto il panorama, io uso sempre quello, ciao,
uso sempre questo. Non ce la posso fare oggi, voi non sapete le volte in cui sto stoppando e ricominciando questo video perché dico cose a caso. Allora, dicevo, il mascara panorama, più di qualcuna di voi mi ha lamentato il fatto che non riesca a struccarlo bene. Io non ho mai avuto nessun problema, tant'è vero che questa è la seconda confezione, lo adoro proprio sulle mie ciglia, lo strucco con il bifasico, generalmente o quello di Garnier o quello della Nivea, l'acqua micellare bifase, senza nessun problema. Lo tengo un pochino su, il bifasico, dopodiché tiro via, mi si strucca perfettamente, non mi sveglio, effetto panna, mi leva tutto. Quindi volevo testare e mettere alla prova lui con questo, che in tante mi dite proprio di non riuscire a struccare bene. Senza rimuoverlo prima, senza passare nulla prima, niente di niente, ho preso mezzo pump, l'ho massaggiato bene sugli occhi, ho anche fatto un po' questo servizio alle ciglia, sempre con quello che avevo nelle mani dell'olietto, ho risciacquato il viso prima con un po' d'acqua tiepida e poi con il prodotto schiumoso della secondo step della detersione, mi ha tolto tutto e ci ho messo 2 minuti, strucca benissimo ma è molto delicato, non mi appanna gli occhi, cioè io ho fatto anche questo lavoro tra le ciglia con l'olietto per togliere il mascara ancora meglio più a fondo, non mi appanna gli occhi, cioè io non è troppo unto sul viso, una volta fatto il secondo passaggio la pelle è bella asciutta, detersa, pulita, è un ottimo prodotto. Ripeto, ne avevo sentito parlare bene, ma io sono un po' come San Tommaso perché non è un prodotto che facilmente ecco, ha incontrato il mio gusto, l'olio struccante. Questo è delicato il giusto, ma fa il suo. Chiudiamo la skincare, andiamo al make-up. Per quanto riguarda la base del viso, quello che ho usato maggiormente, anche le pochissime volte in cui mi sono truccata durante il mese di agosto, sono i fondotinta compatti, in polvere compatta. Io ho sia quello, al contrario, quello di Make Up For Ever che quello di Natasha Denona. Mi piacciono molto tutti e due. Credo di avervi fatto il video applicazione solo di quello di Make Up For Ever. Non mi pare di avervi fatto vedere quello di Denona. Ma non mi voglio dilungare molto in questo video. Voglio farvi un video a parte, in cui vi farò vedere all'azione tutte e due, perché sono due prodotti molto interessanti e perché è un prodotto che non è facile trovare adatto per le pelli un pochino più esigenti, per le pelli da normali a secche, per le pelli non più giovanissime, quindi questi meritano un discorso a parte. Se li ho usati e li ho usati volentieri, va da sé che sono due prodotti per me assolutamente promossi. Io li ho sempre utilizzati con le loro spugnette, questa è quella di Natasha Denona, che ha una consistenza completamente diversa da questa qua di Make Up For Ever, che è un po' la spugnetta classica, anche quella che si trovava, non so se le mettono ancora in alcune ciprie, no? È quella classica. Questa qua invece è completamente diversa, non ve lo saprei spiegare. È più elastica, più liscia. Tutte e due applicano molto bene il prodotto, io li applico sempre con le loro spugnette. Vi prego e vi ricordo, ogni volta che le utilizzate andate a lavarle. Questa qui di Make Up For Ever un po' rimane macchiato il tessuto, leggermente, vedete, rimane un po' beigiolino, ma si pulisce subito. Questa invece si pulisce immediatamente, ma veramente ci mettete un secondo e mezzo e non si macchia nemmeno. Vi ripeto, il materiale è diverso. Questo rimane un po' più porosino, per intenderci. Pulitele perché diventano un ricettacolo poi di batteri e tutte le schifezze del mondo. Se poi abbiamo sfoghi sulla pelle, e facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Dalla metà del mese in poi è entrato nella mia vita quello che ho utilizzato anche oggi con immensa soddisfazione, il fondotinta in stick di Dior. C'è il video applicazione, vi lascerò i video qui sotto in descrizione, se riesco a ritrovare anche quello di Make Up For Ever vi lascerò anche quello, è meraviglioso, io mi ci trovo da Dio, lo so
consumando, tutte le volte che mi trucco un po' di più, anche la base del viso di oggi l'ho fatto con questo. Questo fondotinta, a parte la praticità dello stick, che già vi dico da quando ho cominciato a usare quello di Fenty, è pazzesco, cioè veramente pazzesco, mi fa un effetto filtro sul viso, sembra che abbia un filtro sulla mia pelle, me la perfeziona, uniforma, me la lascia bella, morbida, bella a vedersi, sembra un filtro, ok? È fantastico, sono troppo contenta perché speravo ovviamente di trovarmi bene, ma così per me è proprio top. Stessa cosa il prodotto per il contouring, lui. Colori, link dove li ho presi io, tutto in info box, e vi lascerò il video applicazione perché è inutile, insomma, sì, vi posso far vedere. Ah no, vi faccio vedere lo swatch di questo perché qualcuno di voi mi aveva chiesto la differenza con quello di Westman, quindi ora ve li faccio vedere vicini. La cremosità e la sfumabilità è la stessa. Io mi trovo benissimo con uno e con l'altro. Oggi ho usato questo qua. Questo è un po' più freddo. Prima di far cadere la qualunque, vi dicevo che questo è un po' più freddo. Westman è il colore biscuit. Dior è Westman. Vedete? E Westman è il colore più freddo. Vicino a questo di Dior sembra quasi caldo. L'effetto sul viso è bellissimo, di tutte e due, ma in questo caso stiamo parlando di Dior ed è veramente bello, si sfumano, è un burro. Non so se qualcuno l'altra volta mi ha detto, ma si dice burro, lo so che si dice burro, sono quelle cose che dico così per scherzare, è un po' alla romana, no? È un burro, ok, così. Rimanendo in tono, in questo caso bronzer, lui. Credo di non avervelo ancora fatto vedere in applicazione, sapete che ce l'ho perché ve l'ho fatto vedere forse nel video di preferiti, anche nell'ultimo che ho fatto, perché sto usando sempre questo, e soprattutto in combo con questo di Dior, quello più freddo, che quindi andate a fare, no, l'effetto contouring e poi un po' di bronzing con questo, l'unica cosa è che non riesco mai ad aprire, l'effetto è meraviglioso. Questo è il colore. Se lo vedete in superficie ha una sorta, una leggera luminosità. Sul viso, questo già ve l'ho detto diverse volte, non si vede, non avete sberluccichi, breccole, niente, non si vede, non lo so, scompare. Quindi il colore è questo, quando lo andate ad applicare e a sfumare non avete glitterini, cose sul viso, ok? Il finish è leggermente luminoso, dà un bel aspetto alla pelle, un aspetto sano, bello, in combo con quello freddo che va a scolpire, questo invece più diffuso, secondo me, esce lode. Se vogliamo rimanere su qualcosa di più economico, quello di NYX, sono fantastici, i Buttermelt Bronzer, colori sempre tutto in info box, questo qui è morbidissimo, ha un finish quasi cremoso, si sfuma benissimo. Questo dovete usarne veramente una lacrima perché si diffonde tantissimo questo bronzer. Ha un profumo buonissimo anche questo, e anche questo lascia questo finish leggermente radioso. Quindi ottimo, due prezzi totalmente diversi, ma due prodotti estremamente validi. Per quanto riguarda i blush, non posso farvi vedere il fratellino del bronzer appena visto, cioè i Buttermelt Blush. Io ho questo colore rosa corallo, è quello che ho messo anche oggi. Li adoro, dovete andare a centellinarli. Nemmeno la mia amica Federica mi ha creduto. Ha preso il mio stesso colore e è andata fra... Ciao Federica. Dovete veramente andare a scaricare il pennello perché sono iperpigmentati, anche questi colori un po' più chiari, un po' più luminosi, quindi il mio consiglio è prelevatelo con un bel pennello fluffy, un po' insomma non troppo fitto, andate a scaricare o sul dorso della mano, da qua su un tovagliolino, dove volete voi, e poi andate ad applicarlo, perché sennò vi ritrovate a dover gestire qualcosa che, credetemi, sono tanto pigmentati. Anche se vi piace il blush bello forte, andate a costruirlo, non mettetelo tutto insieme, ok?
perché magari va a finire in zone dove non volete mettere del blush, perché si diffondono queste polveri, già ve l'ho detto del bronzer, si diffondono in una maniera incredibile. Un attimo che l'andate a mettere qua, vi ritrovate il blush da qua a qua. Per quanto riguarda il correttore, Fenty è quello che ho usato ininterrottamente per tutti questi mesi, quindi continua ad essere lui, ma dice, non finisce, e te credo, io non uso 8 kg di correttore, l'avete visto insomma in tutti i video in cui mi trucco, faccio un puntino qua e un puntino qua, quindi ha voglia, però mi piace da morire, copre il giusto, rimane cremoso, con questo effetto un po' luminoso, piallante sotto l'occhio, ma non appesantisce, non si sposta più di tanto, come vi dico sempre, tutti i correttori, non esiste il correttore che non si sposta, alcuni lo fanno proprio in maniera impercettibile, questo lo fa in maniera impercettibile, io lo fisso sempre, a maggior ragione poi durante il periodo ultra caldo, con un po' di cipria di Huda, mi sono trovata non bene, ma benissimo, benissimo. Non so perché se ne parli così poco, e tra quelli insomma che trovate da Sephora, Fenty è rivenduto solo da Sephora, dategli un'occhiata, magari mettetelo in wishlist, Black Friday, queste cose qua, perché vi regalerà soddisfazioni. Da quando ho scoperto lui, cioè quello giallo dei nuovi ristretto di Neve Cosmetics, la combo, quando voglio proprio piallare completamente il contorno occhio, quei giorni che ho più occhiaie, e quello giallino, su di me funziona bene quello giallino, più di quello pesca, ho provato anche quello pesca, una lacrima no di meno di questo qua, perché questo è veramente iper mega super pigmentato, sfumato molto bene. Se mi ricordo dove vi metterò i link di questi prodotti, vi metto anche il video dove li ho applicati insieme e vedrete la resa che hanno, che come vi dico sempre vale più di mille parole. Oltre al blush di NYX, i due blush liquidi che ho utilizzato di più sono loro. Anche di questi, di entrambi, c'è il video applicazione. Questo è quello di Anastasia Beverly Hills ed ha una consistenza pazzesca. È un gel con questo applicatore molto strano. Sono super super pigmentati. Li metto tutti e due vicini e poi ve li faccio vedere. Vado a stendere le cose senza guardare e ho steso uno sull'altro. Adesso forse si capisce un po' di più, credo. Questo è Hibiscus di Anastasia. E questo invece lo strawberry qualcosa di Huda. Anche in questo caso, fidatevi, il video dove l'ho applicato vale più di questo macello qua. Per quanto riguarda il trucco degli occhi, ho sviluppato, cioè quando ho ricominciato a truccare un pochino di più gli occhi, sempre trucchi comunque veloci, luminosi, toni nude, magari poi metto un matitone colorato piuttosto che uno in tono, no? Vado un po' a staccare, però generalmente cose veloci, non ho voglia di stare tanto tempo lì perché ho ancora caldo e quindi bla bla bla. La mia follia mania dell'ultimo mese è stato recuperare palette piccole. La prima è quella che ho usato anche oggi e che tra tutte è sicuramente quella che ho usato di più, anche quella che mi sono portata dietro quando sono andata fuori, è la Mini Sultry di Anastasia. Io vi straconsiglio, se amate le palette neutre, belle, facili, che fanno sempre dei look wow con poco, questa. Oltretutto costano anche intorno poco più di 30 euro, 33 euro, la qualità è molto alta e questa tra l'altro l'ho presa con lo sconto, c'era anche lo sconto che passava, insomma sempre solita storia, se state facendo una wishlist, se amate questo tipo di palette, questa mettetela in una wishlist prossima Black Friday, Natale, quello che vi pare, perché merita tantissimo, tantissimo. Altra palette pratica, veloce, bella, con pochi colori che però fanno dei super look, è lei di Too Faced. Questa è la Cold, come si chiama? La Cold Smolder Nudes. Anche di questa c'è il video dove l'abbiamo utilizzata insieme. E anche questa super consigliata. Queste due probabilmente non si trovano più. Non so, perché mi sembra che questa fosse la collezione natalizia di NARS dell'anno scorso, non sono sicura, ed è più sui colori rosati, prugna, malva, con queste perlescenze qua meravigliose, quindi quando voglio qualcosa di un po' più rosato, e questa se voglio qualcosa di rosato più freddo è quella di Laura Mercier dello scorso Natale, quindi anche questa sicuramente non si troverà più, però questo per farvi capire
che adoro queste palette piccole, compatte, dove ho tutto e faccio velocemente un look luminoso sulle tonalità che mi vadano più a genio al momento. Andiamo a terminare con il reparto labbra, dove non mi soffermo più di tanto perché negli ultimi video ve li ho fatti vedere praticamente sempre. I nuovi rossetti di Fenty, loro due. Questo è il 2, mi pare che questo sia il 4 se non mi sbaglio. Infobox vi metto tutto, ve li ho fatti vedere anche applicati. Li adoro, sono bellissimi, sono veramente belli perché è quel glossoso che però non rimane troppo spesso, che non va spostandosi a fare pappette cose, ha una buona durata, anche se ovviamente sono rossetti cremosi, lucidi, non è che possiamo pretendere che si stampino sulle labbra, no? Però sono facili da riapplicare. Questo è il rossetto universale, qualunque matita ci mettiate vicino è bellissimo, si sposa bene con un po' tutto. E più o meno stessa cosa, stesso concetto, decisamente più economico, ancora NYX. NYX è veramente penso, il brand più economico di cui ho provato più cose che mi hanno dato più soddisfazione negli ultimi mesi. Questi sono i Fat Oil, questo è quello nude e questo è quello che porto oggi, che è bellissimo. Questo me l'ha regalato mia sorella. Non troverò mai i numeri, i colori, non leggo niente. Questo è il 10, aspettate, forse ce la facciamo. E questo forse è il 3. Questo è il No Filter Needed e questo si chiama Double Tap. Incredibile, senza occhiali, ho letto tutto. Attenzione. Belli, sono quelli a stick, tirate fuori poco prodotto perché non ritornano indietro. Ve li faccio vedere qua. Ma questo qui l'ho messo in un video con voi, è il primo che ho scoperto. E poi mia sorella mi ha regalato questo, che sembra un rosso dalla confezione, insomma, dal packaging, sembra un rosso incredibile. E invece è molto più rosato. E poi anche in questo caso io l'ho applicato con il matitone di Nabla, lo 01, a contorno delle labbra e questo picchiettato su, perché mi fa morire questa combo, mi piace tantissimo e per l'appunto, indovinate, mi piace molto. Ho dimenticato un prodotto che è quello che sto utilizzando per tenere le labbra idratate, lo uso sia di notte che durante il giorno quando non voglio mettere rossetti, cose. Questo è un nuovo prodotto di Pixi. Che ho scoperto con un pacco che mi è stato inviato, però si trovano da Sephora e sono dei trattamenti labbra. Questo è totalmente incolore, infatti vedete quello già abbastanza consumato perché lo uso molto spesso, eccolo qua. E poi ne ho due colorati, di cui però ho usato solamente quello nude che si chiama Nectar, questo qua che è questo nude marroncino. Vedete, questo ha una base colore, un nude marroncino. Soprattutto questo lo sto usando tantissimo perché mi piace la texture di questi prodotti. Non sono né troppo burrosi né troppo duri. Sono a base di burro di karité, olio di avocado e acido ialuronico e sono proprio un vero e proprio trattamento per le labbra. Non so che cosa ho combinato in questo video perché i pezzi che ho riregistrato perché incespicavo, dicevo cosa a cavolo, non si sa. Veramente, credetemi, non si sa, ma noi porteremo lo stesso risultato a casa come sempre. Grazie infinite per aver visto anche questo video. Dobbiamo decidere le emoji che... Allora, i broccoli vi sono piaciuti parecchio, eh? I broccoli hanno rapito veramente il cuore di tutti. Facciamo come l'altra volta, nel frattempo si vede la coda di Oliver che passa. Sto venendo adesso dietro. Facciamo come l'altra volta e che cosa c'è? Ah, questa è bellissima. Oggi l'ambulanza, quella che viene, è proprio adatta al video di oggi, proprio viene e mi porta via. Sì, la sento mia, l'ambulanza. Ovviamente per gioco e per scherzare, perché ambulanza è una cosa seria, ma noi siamo qua per fare quisquiglie e pinzillacchere.